Silver, 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 Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati sul nostro quinto episodio di Rise of the Tomb Raider. Siamo ancora nei panni della nostra gara mentre tutto esplode dietro. Ed eccoci qua, siamo pronti a proseguire. Avevo salutato in questo punto qui nello scorso episodio, come vi ricordate. E andiamo avanti, andiamo sempre avanti. Quindi passiamo oltre. Ecco qua. E troviamo un nuovo accampamento scoperto. Allora, abbiamo del... L'uomo che ha tentato di uccidermi in Siria è violento e pericoloso. E peggio ancora, sembra completamente invasato, perso nel suo folle misticismo. Non è il primo fanatico religioso con cui ho a che fare, ma stavolta avrei dovuto aspettarmelo, dato che c'è in ballo il segreto dell'immortalità. Quindi, alla radio i suoi uomini parlavano di un prigioniero con delle informazioni importanti. Se fosse uno dei nativi che ho incontrato, cosa potrebbe sapere di tanto importante? La Trinità non lo tratterà certo coi guanti. Forse posso riuscire a trovarlo e a scoprire quello che sa. Devo guadagnarmi la fiducia della gente del posto. Allora, ha finito di parare la nostra gara, quindi andiamo a vedere i nostri punti abilità. Io continuerò ad apprendere i punti abilità nelle abilità di combattimento. Contrattacco in schivata. Ecco qua, perfetto, prendiamo questo, anche perché c'è un trofeo che prevede di prendere tutti gli abilità di un singolo albero, quindi voglio concentrarmi sul combattimento adesso. E poi sulle armi, vediamo che potenziamenti abbiamo. Abbiamo le pistole, vedete, abbiamo anche nuove pistole, che sono quelle che abbiamo scaricato con la DLC, quindi ci ha sbloccato praticamente la semiautomatica. Possiamo avere solamente... La piccozza non è disponibile, qui abbiamo tutti i nostri costumi che poi ve li farò vedere piano piano man mano che andiamo avanti. Quindi, dunque, allora, io punterei, vedete, questa è la pistola base, la pistola Venom già è molto più forte, e poi abbiamo l'ombra lunare che non è un revolver ma è una pistola pesante semiautomatica. Allora, io potenzierò il revolver base perché voglio seguire la lore del gioco, quindi mettiamogli la canna levigata, molto bene. Ok, e le altre armi, però proviamo la Venom adesso. Ecco qua, perfetto, quindi usiamo la Venom. Ora abbiamo tre destinazioni disponibili, ma dopo esserci persi un pochino siamo pronti a proseguire nel nostro viaggio. Allora, innanzitutto ci prendiamo sempre il legno perché ci serve per e possiamo salire qua in alto, anche perché saltare oltre il filo spinato non credo sia fattibile, quindi possiamo proseguire qui in alto. È comunque abbastanza teleguidato Tomb Raider. Se entro da lì mi vedrà. Deve esserci un altro modo. E ma lo troviamo, Arabella. Non sparare, non sono tuo nemico. Allora, abbiamo le missioni extra, come vedete. Chi siete voi? Non c'è tempo per le presentazioni. Se cerchi risposte, ascolta attentamente. Siamo riusciti a distruggere la vecchia antenna radio, ma possono ancora tenersi in contatto grazie ai ripetitori. Dobbiamo distruggerli. Se mi aiuti, dirò agli altri che possono fidarsi di te. Ora, accettiamo la missione, ragazzi. Bene, non abbiamo molto tempo. Distruggi le torri delle comunicazioni. Magari riusciamo a farlo mentre andiamo avanti nel gioco principale, cosa dite? Allora, qua abbiamo un manoscritto. Mi sono infiltrato tra le fila dell'esercito nemico e ho scoperto che vengono a cercare le ricche risorse della montagna.
sembra che non sappiano nulla del segreto che custodiamo. Quelli che costruiscono la strada di ferro sono dei prigionieri, schiavi dell'Armata Rossa. Degli enormi macchinari ora usano la strada di ferro per portare altri schiavi, cibo e materie prime per la costruzione di una piccola città. Devo tornare dal mio popolo per pianificare il nostro attacco. Se riusciremo a infliggergli gravi perdite prima che raggiungano la montagna, potrebbero arrendersi e tornare indietro. Ok, ragazzi. Quindi c'è una guerra in corso, come vedete, tra nativi e indiani locali, come si dice, e praticamente gli uomini di Constantine, che è questo capo della Trinità che abbiamo visto nell'altro episodio. Questo non è un campo, è un accampamento, ragazzi, sblocchiamolo. Perfetto. Roth ha deciso che devo imparare a sparare. Ha cercato di insegnarmelo oggi, ma con pessimi risultati. Ho sempre pensato che nel nostro lavoro bastassero un bastone robusto e un buon paio di stivali. Okay. Gli ho detto che sono portato per le parole, non per le armi. Ha riso e ha detto che era curioso di sapere che parole avrei usato per abbattere un bisonte alla carica. Gli ho detto che per questo c'era lui. Lo ringrazio, ma non credo che ci saranno altre lezioni. Roth diceva sempre che avevo ereditato la vista acuta e la mano ferma da mia madre. Quell'estate fui io a imparare a sparare invece di mio padre. Ci ho preso la mano, forse anche troppo. Ok, punti abilità disponibili. Abbiamo un altro punto abilità e io prenderei questa abilità. Come si chiama? Riflessi da duello. Un contrattacco ci dà Esp Extra. Prendiamolo. Perfetto. Ok, ora adesso abbiamo sbloccato già 4 accampamenti. Qua abbiamo... Non li ho ancora trovati tutti, ma ce la farò. Allora, serve il Grimaldello, quindi dobbiamo andare avanti e indietro, ragazzi, per le varie aree, quando avremo i vari oggetti giusti. Non so se sarà un'abilità ottenere il Grimaldello, ma poi lo guardo tra un episodio e l'altro, magari, perché non mi ricordo se ce lo dava il gioco poi il Grimaldello a un certo punto. Dai, poi i pacchiotti. Adesso mi sto arrampicando qua stupidamente, ma non so se sto facendo bene. Ho deciso di arrampicarmi a sto punto, che non chiedetemi perché. Vai, Lara. La ruzza. Ecco qui. Ok. Tomba della sfida opzionale in zona, ragazzi, ce la facciamo, vero? Cioè, comunque sia, potrei anche farvi un episodio speciale .5, tipo un 5.5, per farvi serve il Grimaldello. Io devo capire come si trova sto Grimaldello, perché devo aprire tutte queste zone qua. Allora abbiamo della lore. Siamo stati dei pazzi. Pazzi superficiali e arroganti. Credevamo di poterli fermare, ma gli uomini dell'Armata Rossa sono molto più numerosi di noi. Hanno armi molto più potenti e continuano ad aumentare. Io e molti dei miei compagni siamo stati catturati e costretti a lavorare nelle miniere della nostra montagna. È solo questione di tempo prima che scoprano il nostro segreto. Quando succederà, dovremo essere pronti. Russo livello 2, ottimo. Allora, guardiamo la mappa. Tomba della sfida. Io la barrerei, ragazzi. E ce l'andiamo a fare. Voglio farle tutte, guardate le tombe, perché sono belle, veramente. Mentre intanto raccogliamo anche le...
lasciamo perdere che ce l'avevo perfetto come tiro e ho fatto la stupidata. Qui è tutto da esplorare, però lo esploro tra un episodio e l'altro. Ragazzi, ho lasciato indietro un po' di zone e devo capire come ottenere il grimaldello, soprattutto a meno che il gioco non me lo dà in automatico da solo più avanti. Allora, se usiamo l'istinto, vedete che ci indica anche la tomba della zona opzionale in sfida, in zona. Ripetitore. Deve averli installati la trinità. Ok, stiamo cominciando a distruggere le torri, ve lo dico subito. Se non riesco a distruggerle tutte, le distruggo poi mano a mano che vado avanti in gioco, eh. Il verde deve essere un'altra torre, vedete, perché ci indicano le altre torri che sono gli obiettivi opzionali. Il verde, il blu è quello che abbiamo selezionato noi come secondo obiettivo. Sento i campi. Non sono stati rossi a lasciarle. Forse è un avvertimento. Devo riuscire ad estorcere altre informazioni al prigioniero. Se dovrà farlo Constantin, non sarà per niente felice. Faremo più pressioni, ma lui ha chiaramente una certa esperienza con le tecniche di interrogatorio. Un meccanismo piccolo e intricato, fatto di pezzi di metallo e altri detriti del Gulag. Deve esserci voluto molto tempo per raccogliere tutti quei pezzi. Sembra che non ci sia niente di segreto da trovare qua, quindi... Ah, qui ci serve la freccia corda per spararla in un altro punto. Vediamo se riusciamo a scendere senza morire. Ok. Tasto cerchio, ragazzi, per riuscire ad appendervi. Ed ecco un'altra torre di ripetizione. Ci sbrighiamo a distruggere. Qua mi sa che serve ancora il grimaldello per questo. No, 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 no. Componente per arco compound, ragazzi. Un nuovo tipo di arco. Ottimo, ottimo, veramente. Là possiamo arrampicarci. E qua possiamo... Servono gli esplosivi per passare, non ce li abbiamo. Serve il coltello da combattimento. Oh, ecco, qui siamo caduti stupidamente. Ok, continuiamo a cercare la tomba della sfida, che è là, la vedete? Cerchiamo l'ingresso della tomba. È sotto di noi, ma dobbiamo arrivarci da un altro lato. Quindi da qui forse. Allora, punto di interesse individuato. Quindi, ragazzi, episodi un po' così, andiamo a caccia di lupi. Nostra abilità della schivata col contrattacco. È tutto tranne che facile, signori. Lo recupero rapido perché ci curiamo tre volte in uno scontro. Ok, usiamo. Ho usato il veleno, come avete visto.
però. Intanto scogliamo i lupi, perché la pelle poi ci serve per fabbricare altre cose. Morti tutti. Non sapevo, l'avrei usato subito il veleno, guardate. Allora. Magnesite. Questo serve per gli esplosivi, ragazzi. Qua dobbiamo bruciare queste parti qui, so che non abbiamo niente con cui bruciare. Quindi non si va. Qua c'è qualcosa da raccogliere. Abbiamo un documento, guardate, si veniva qua per qua. Mappa. Perfetto, ho tutto quello che mi serve per andare a cercare qualcosa in giro. Allora, per trovare l'ingresso della tomba della sfida, credo che serva molto ma molto più tempo, quindi, anche perché come vedete ce l'ha in, qui abbiamo un punto che possiamo scalare con la piccozza, non l'avrei visto se non usavo l'istinto di sopravvivenza. Molto a naso, ragazzi, La Trinità sta cercando la sorgente. Devo scoprire quello che sanno. L'ho visto tardi. Ok, questa sia un'altra torre. Perfetto. Pensavo di non prenderlo. Ok, lì c'è la nostra avanzata, ma vediamo anche se ci sono altre torri che si possono raggiungere. Non credo, ragazzi, non credo veramente che possiamo raggiungere altre torri. Allora, prendo questa decisione, esplorerò da solo questa zona. Qui vedete servono barriere che devono essere distrutte con le armi da fuoco. Dubito. No. Non è sufficiente il revolver, ragazzi, serve un fucile a pompa o qualcosa del genere. Dobbiamo comunque sbloccare la tipologia di armi, poi DLC ci sblocca tutte le armi correlate. È qua la tomba? Eccola qui, ragazzi. Serve il dardo da corda, come vedete che ancora non abbiamo, per aprire questa tomba. Ma abbiamo capito dov'è la tomba. Ufficialmente, ragazzi, vi faccio l'episodio punto 5 appena posso aprire la tomba. Comunque ve le voglio portare tutte le tombe. Quindi abbiamo capito come entrare nella tomba. E andiamo avanti. Andiamo sempre avanti. Pareti scalabili, ora dobbiamo capire
Oh ragazzi, vai Lara, vai! Torre. Abbiamo trovato anche un accampamento, eh. Perfetto, sblocchiamolo. Spero che tu abbia ricevuto il mio ultimo nastro in tempo. Sto prendendo l'abitudine di registrarti questi messaggi. Ana dice che ogni tanto dovrei staccarmi dai miei libri e dalle mie carte per ricordarmi perché sto facendo tutto questo. So che mi odi per essermene andato, ma un giorno vedrai che ne sarà valsa la pena. Tutto questo non sarà stato invano. Ti saluto con affetto. Impegnati negli studi. So che il tuo lavoro era davvero importante, ma all'epoca non mi sembrava così. Tutto questo mi ha comunque insegnato a essere indipendente e a prendermi cura di me stessa. Lezioni che si sono rivelate molto importanti. Ok. Potenziamo l'arco, ragazzi. Allora, ho impugnatura foderata, che ci migliora la modalità di tensione, oppure a cadenza di tiro. No, decisamente, ragazzi, a cadenza di tiro. Li possiamo fare tutti e due. Ah, li facciamo tutti e due. Ok, perfetto. Allora, manca una sola ripetitore. Che si troverà, spero, lungo la strada. Intanto vediamo la strada, cioè io non me la ricordo quando ho giocato su Xbox One questo titolo. Allora, signori, abbiamo un altro ripetitore da trovare, che non so dove sia. Ah, era qua indietro. Beh, là abbiamo una fune per tornare giù veloci, come vedete. Qui poi sono posti pieni di provviste, quindi devo anche giocare un po' per conto mio e svuotare tutte queste zone veramente. Qua ci arrampichiamo, qua siamo arrivati da... Oh no 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 no, Lara! Ok, non sono vista brutta per un attimo, signori, ho avuto paura. Ci ho detto, io cercherei l'altro ripetitore per chiudere l'episodio in bellezza e finire la missione. D'altronde è stato un po' di, come possiamo dire, un po' esplorativo questo episodio. Mi sono perso un pochino, lo ammetto e non lo nego. Il ripetitore è là, vedete? Quindi se noi saltiamo qua, torniamo davanti alla tomba della sfida opzionale e dovremmo riuscire a passare . Proviamo ad andare di qui, ci deve essere un punto in cui possiamo salire, eh? Tipo qua.
Vai Lara, Assassin's Creed Lara. È un bel salto, eh? Ma noi non abbiamo paura. Brava Lara. E raggiungiamo il ripetitore, ecco lì. Perfetto, ragazzi, abbiamo compiuto la missione. Torna dal generale dei discendenti, che sono questo gruppo. Bel salto qua. Brava Lara. Non si ferma da sola, cade in avanti. E ora vediamo se la mappa ci mostra, ecco, il ritorno al quartier generale dei discendenti, cioè quartier generale nel luogo d'origine in cui eravamo andati. Quindi abbiamo compiuto una missione secondaria, come vedete, ecco qua. Dovremmo essere in zona più o meno qui, sì, vicino. Quindi proviamo a scendere di qua. Con le piccozze non facciamo niente, niente, avete presente? Te ne sei stato bello tranquillo qui ad aspettare che facevamo il lavoro. I ripetitori sono fuori uso, missione compiuta. Ottimo, qua niente abbonda, ma se combatterai al nostro fianco potrebbe servirti. Il grimaldello, ragazzi, finalmente consentirà di aprire lucchetti di porte e forzieri, e se non mi sbaglio il grimaldello lo troviamo anche da usare qui, o forse no, c'era un forziere da qualche parte, ragazzi, sto svalvolando veramente, vi sto facendo questo episodio perché poi devo andare al lavoro, il vero lavoro che ho, forse questo. Ecco qua. Brava Lara. Componente per pistola semiautomatica, ne abbiamo 3 di 4. E detto questo, che altro fare se non metterci al fuoco, al campo? E abbiamo un punto abilità, ragazzi, un punto abilità da spendere prima di salutarci. Qui abbiamo prese tutte, quindi queste non sono disponibili. Io andrei su caccia. Vediamo se abbiamo qualcosa. Questo no, no, vediamo la sopravvivenza. Questa era bellina, la volevo prendere. Bombe incendiarie per distruggere le barricate, la prendiamo al volo. Ecco qua, walkie talkie che raccoglie, che recupera le cadaveri dei nemici per fabbricare mine di prossimità. Ok, benissimo. Povera Lara che c'è freddo. Detto questo, ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, io vi chiedo di lasciarmi il solito like, aiuto una cifra al canale, ma soprattutto iscrivetevi al mio canale per sapere quando vi metterò online una nuova parte di Rise of the Tomb Raider. Oggi è andata anche bene, che non abbiamo manco tagliato il video, non siamo morti in nessun punto, quindi speriamo vada sempre così, anche se ne dubito. Detto ciò, grazie ancora di aver visto questo video, ciao ciao a tutti dal vostro Sion.